Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci siamo, siamo alla vigilia, se non è oggi sarà domani, ma comunque siamo al momento in cui la squadra di Simone Inzaghi vincerà lo scudetto. Quindi passiamo da, ricordatevi sempre, l'anno scorso il Napoli, esempio da seguire, modello da seguire, sotto tutti i punti di vista, infatti abbiamo visto quest'anno, fino a finire a Osimhen, scomparso ma in attesa, la famosa plusvalenza con accusa di falso in bilancio, a Zhang, costretto, boh, di chi sarà la colpa, costretto a rimanere in Cina, che manda messaggi dove i valori del club, sportività, lealtà verso gli avversari, infatti sono quelli del capannello intorno agli arbitri, delle simulazioni in area, degli occhialini da per terra di Barella, degli episodi arbitrali e soprattutto dei mancati complimenti per tutti i 9 anni consecutivi degli scudetti degli avversari, quindi noi, la Juventus. Juve che si complimenta sempre con gli altri e invece di rimando, vista la lealtà, la sportività e i valori del club da smoking bianco, non ha mai ricevuto un tweet ufficiale di complimento e quindi la continuità nello stile e nei prestiti. La carta Ronaldo diventano 10 milioni di rimborso, strano problema bilancio, contro 400 milioni da restituire con un nuovo prestito di Zhang, più i 415 del BOC che scade nel 2027 con gli interessi circa una miliardata, diventano un valore fermo per la continuità del club che vince lo scudetto. Due modi diversi di raccontare le realtà a Milano e a Torino. Voi iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video, commentate, campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate, dal nuovo contenuto, da questo dove ricordiamo a tutti dove sta la verità dei fatti. Anticipo la domanda che sicuramente non verrà fatta al direttore generale che vince questo scudetto, che era direttore generale nostro, che allora, con il famoso 30° scudetto della Juve guadagnato e conquistato come tutti sul campo, disse che era lo scudetto numero 30, quindi la terza stella della Juve. Adesso si parla di seconda stella di qua e quindi non sono compatibili le due dichiarazioni eventualmente, ma qualcuno alzerà il dito a chiedere scusate, ma non sono 20, sono 18, anzi 19 con questo, più uno a tavolino. La Juve dei 30 sul campo fu massacrata, viene massacrata ogni volta che vincerà e vince uno scudetto per il numero che mette sul suo stadio, ma di fatto non c'è nessuna sentenza che dice che il campionato era taroccato, anzi c'è una sentenza che parla di campionato regolare nel Tribunale della Repubblica di Napoli. Questo perché la controparte ti dice sempre continuamente ma ci sono le sentenze? No, perché nel merito non è entrato nessuno. Vogliamo entrare nel merito? Vogliamo rendere merito? La Juve e i suoi scudetti si è sempre guadagnati i 20 sul campo. Loro uno no. E quindi metterselo come coccarda va contro quella che è la meritocrazia del gioco del calcio. Della partita, dopo la partita, dopo la partita, dopo la partita, perché non è una partita che ti porta a vincere un campionato. E allora ricordiamo a tutti che il famoso campionato in oggetto del 2006 non era neanche sotto indagine, lo era quello prima, che fu non assegnato. Quello successivo del 2006 venne tolto alla Juventus e assegnato alla terza in classifica. Ebbene, perché venne assegnato alla terza in classifica? Perché il commissario straordinario era Guido Rossi, che lavorò con Telecom, che si fece la trasferta della Champions League insieme a Moratti e a tutta la squadra, che era dentro il consiglio di amministrazione, che quindi era un tifoso dichiarato di quella squadra, che contro il parere dei tre saggi assegnò quello scudetto, perché i tre saggi, tra l'altro, dissero una cosa che suona un po' così. Non assegnare il titolo alla squadra diventata prima, se alla luce di criteri di ragionevolezza e di etica sportiva, quindi le altre telefonate che sono venute fuori dopo, le circostanze relative al caso rendono opportuna tale non assegnazione. Quindi tu adesso gli vuoi consegnare questo scudetto, ma siamo sicuri che poi ci sono soltanto delle cose che riguardano le due squadre prima della terza? Perché se poi ci sono altre cose, non è il caso. E le altre cose sono tutte venute fuori. Assolutamente, perché tra l'altro e tra le altre cose, quel campionato sotto inchiesta e sotto accusa prevede delle telefonate, ma le telefonate, ricordiamoci, ai designatori si potevano fare e infatti le facevano tutti. Le telefonate agli arbitri non si potevano fare, parlare con gli arbitri non si potevano negli spogliatoi e
La squadra che adesso vorrebbe vantarsi della seconda stella le ha fatte tutte queste cose qui. Ha parlato di arbitri con gli arbitri, ha parlato di Bertini che doveva andare a un numero migliore, quindi fargli vincere una partita, ha parlato di mettere in forma un arbitro prima dello scontro con la Juventus col designatore, ha parlato di scegliere bene i guardaline, ha parlato con Lucini che era un arbitro in attività e non si poteva, ha pedenato, ha intercettato suoi giocatori, altre squadre, altri dirigenti. Insomma, ha commesso tutta quella serie di azioni che secondo i saggi entrano nella nuvoletta dell'etica che non consiglia di assegnargli lo scudetto che invece gli hanno assegnato e adesso si vanteranno di avere per arrivare alla seconda stella, senza dimenticarci poi il guardaline che chiede, no, di pressioni da parte dell'Inter, si sente rispondere dell'Inter non ci interessa nulla, dagli inquirenti, dai piaccia non piaccia non ci sono telefonate dell'Inter, del PM Narducci che viene smentito clamorosamente, fino al 2010-11 la relazione a Palazzi che scrive che l'Inter era diretta responsabile e che quindi sarebbe dovuta sostanzialmente, visto le regole del tempo, andare giù in Serie B senza neanche passare dal via. Quindi qualcuno oggi farà una domanda, sono 19+1? Assolutamente no. E ci sentiremo dire che era lo scudetto numero 20 della seconda stella, come però ai tempi si disse della Juve che era lo scudetto del 30 e la terza stella. E allora, senza entrare nuovamente nel merito del 2006, perché il tempo è galantuomo e dà ragione ai fatti, entriamo nel merito almeno dell'assegnazione degli scudetti, perché una domanda su questo scudetto che porta la stella di cartone andrebbe fatta, perché è così, è assolutamente così, uno scudetto assegnato con una sentenza, l'unica arrivata nel tribunale ordinario, che parla di campionato regolare. E dal 2006 ad oggi nessuno è entrato nel merito. Non ci sono sentenze, ci sono rimbalzi, ci sono tribunali o collegi che invece che decidere hanno deciso di non decidere. Nessuno è entrato nel merito. Nessuno si è alzato un giorno con il dito e ha detto la Juve ha torto, la Juve ha ragione, quello scudetto era da assegnare o non era da assegnare. Semplicemente si sono dichiarati incompetenti e hanno rimandato la palla al prossimo tribunale e poi a quello dopo e poi a quello dopo e poi ricominciamo il giro. Nessuno si vuole prendere la responsabilità di entrare nel merito perché lo sanno tutti che quello che è venuto fuori dopo il 2006 ha accertato e acclarato un bel così fan tutti come minimo, ma probabilmente, se entriamo nel merito dei fatti, hanno fatto di più quelli che dicono di aver fatto di meno. E quindi quello scudetto non era assolutamente da segnare, proprio per i valori dell'etica, del fair play, della lealtà sportiva, della sportività e del rispetto degli avversari che se lo sono guadagnati sul campo. Quindi noi saremmo stati anche 30 sul campo in quell'anno lì di Antonio Conte, ma voi oggi siete 19+1 a tavolino. Post-scriptum. Ricordatevi sempre, cari tifosi della Juventus, amici miei e amiche mie, che alla Juve, parlando di giustizia sportiva, l'anno scorso, dopo che era stata dichiarata innocente insieme al Napoli e a tutte le altre 11 squadre, le famose plusvalenze per ben due volte, alla Juve soltanto hanno riaperto un procedimento per nuove prove, che sono un mezzo, ma loro le hanno definite prove, che sono nient'altro che le intercettazioni che ha subito la Juventus. Ebbene, come mai con il passare degli anni, dopo Farsopoli 2006, quando arriva anche tra l'altro la certificazione con la relazione Palazzi 10-11 di tutte le telefonate dell'Inter a disposizione, come mai, visto che c'erano nuove prove, nessuno ha riaperto il procedimento denominato da loro signori Calciopoli per andare a fare finalmente chiarezza su tutto quanto è successo e che adesso la storia ha dimenticato? Come mai non siete mai entrati nel merito? Come mai non avete analizzato le nuove prove? Come mai? Come mai non vi siete ancora iscritti al canale? Dai, un bel like al video, i commenti e la campanella.